Terra amara, anticipazioni turche, Demir di un sequestro, Züleyha preoccupata. La vita di Demir sarà a rischio nelle prossime puntate di Terra amara in onda su Canale 5. Il giovane sarà vittima di un rapimento e non si saprà che cosa avranno in mente i malviventi che, per sequestrarlo, gli daranno un colpo in testa, fino a fargli perdere i senti. Züleyha si preoccuperà quando non vedrà il marito rincasare, mentre Sevda penserà che sia caduto nuovamente nella tresca di Umit. Nelle prossime puntate, Umit si presenterà a sorpresa a Villa Yaman. Dopo che Demir metterà la parola fine alla loro storia clandestina. Per tornare con Züleyha, la ragazza sarà decisa a non rendergli la vita facile, lo vorrà tutto per sé. Rimarrà scioccata soprattutto quando Umit vedrà Züleyha e Demir baciarsi. Quando arriverà nella villa genererà molta tensione, soprattutto tra Demir e Sevda. In quanto quest'ultima è l'unica a essere veramente al corrente della tresca che ha avuto Demir. L'obiettivo di Umit sarà quello di rivelare a Züleyha tutta la verità, riuscirà nel suo intento? Intanto una sera Demir andrà in ristorante per una cena di lavoro e verrà attaccato da un uomo ubriaco. Che non è altro che il vetraio di Kukurova. Farà delle pesanti insinuazioni su Sevda. Come se la donna fosse una sorta di amante per Demir? Ovviamente i due se ne daranno di santa ragione e quando Demir rientrerà a casa rivelerà quanto successo solo a Züleyha, per non ferire i sentimenti di Sevda. Quello che stupirà di più, però, sarà proprio l'atteggiamento della ragazza. Per difendere l'onore della sua famiglia si presenterà nel negozio del vetraio e gli distruggerà tutte le vetrine con un bastone. Intimandolo di non parlare più male di Sevda. Lui sarà pronto a denunciarla, ma a quanto pare Züleyha non si farà intimidire. Dopo tutta questa faccenda, Demir proseguirà la sua vita di sempre. Un giorno sarà alla guida della sua macchina. Quando a un certo punto per strada incontrerà una persona che ha fatto guasto con la sua auto. Si fermerà con l'intenzione di aiutarla, ma a un certo punto, senza che lui si accorga di nulla. Verrà colpito alla testa da dei malviventi e perderà i sensi all'istante, Demir sarà vittima di un rapimento. Intanto in villa Sevda e Züleyha saranno sorprese dal fatto che il giovane non sia rientrato a casa per la cena. Sevda penserà che possa essere ricaduto nella trappola della tresca clandestina con Umit. Ma purtroppo non avrà conferme. Inizieranno a stare in pensiero, dove sarà Demir? Ma soprattutto gli sarà successo qualcosa di brutto,